Consiglio comunale ieri, come primo punto all'ordine del giorno, l'ospedale veneziale, cercare di salvare l'ospedale veneziale dal declassamento. In questo punto importantissimo per la città di Isernia e per tutta la provincia, il Consiglio comunale ha avuto delle impennate anche di carattere molto aggressivo per quanto riguarda il comportamento di alcuni consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza. Ma questo è un altro argomento. L'intervento del consigliere Enzo Di Luozzo la dice lunga su quella che è la realtà della situazione sanità e del piano operativo per quanto concerne la Regione Molise e anche l'ospedale di Isernia. Tutto, come afferma Enzo Di Luozzo, è tutto già deciso. Possiamo dire alla Regione cose che purtroppo sono state dette che non risultano verità, e cioè che Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni, sancisce l'accordo tra il Governo e le Regioni e le Province Autonome 1, ai sensi di quanto disposto all'articolo 1, comma 604 della legge 23, numero 190, è approvato il programma operativo straordinario 2015 e 2018. Quindi, quando diciamo le cose, per favore lo dico all'Aula, se dobbiamo parlare tra di noi possiamo anche dire ho sbagliato, però se dobbiamo, come faremo, fare intervenire persone che hanno redatto, partecipato e discusso nel bene e nel male al piano, cerchiamo di non fare figuracce perché il piano è stato approvato. Presa di coscienza del Consiglio Comunale e del Sindaco della situazione complessa che si è venuta a creare per quanto riguarda l'ospedale veneziale di Isernia, il declassamento. Come reagisce questa amministrazione? Sì, per la verità, dopo aver tanto predicato anche durante la campagna elettorale, secondo me adesso noi dobbiamo come amministratore prendere coscienza della situazione. E le notizie che ci pervengono sono sempre più allarmanti, a parte le varie manifestazioni che da 2 anni a questa parte si stanno facendo a difesa della pubblica sanità. Noi interessa molto il nostro ospedale. Interessa la catena dell'emergenza, interessa che i nostri concittadini e tutta l'area, non solo quelli di Isernia, ma di tutta l'area territoriale dell'Isernino, quindi della provincia di Isernia, abbiano garantito il diritto alla salute che è costituzionalmente garantito. Quindi noi questo chiediamo. Vogliamo capire cosa sta accadendo perché sappiamo che i piani operativi sono ormai quasi pronti, che stanno per essere ormai resi pubblici e noi non vogliamo trovarci spiazzati, vogliamo far arrivare la nostra volontà, quella di difendere la struttura ospedale come servizio per il cittadino pronto sul territorio, che non venga impoverita la rete dell'emergenza soprattutto, ma anche la quotidianità, perché noi abbiamo tante persone che si recano normalmente al nostro ospedale per una serie di problematiche della salute che loro curano. Sarebbe veramente disastroso vedere chiudere i vari reparti, vederli scendere di livello, insomma, noi questo vogliamo. È chiaro che ci rendiamo conto che qualche cosa va fatto dal punto di vista del recupero delle risorse finanziarie e del risparmio. Ci rendiamo conto di questo, ma vogliamo comunque che venga garantito il servizio sanitario a tutti i nostri concittadini. Ecco perché c'è una presa di posizione forte del nostro Consiglio Comunale su questa situazione. Spero poi che a ciò possa seguire anche una presa di coscienza degli altri comuni della provincia. Lei sa che tutti i reparti dell'ospedale veneziale, da unità operative complesse, stanno diventando semplici e si perdono i primariati, quindi il depotenziamento continua. Esatto, e questa è la nostra grande preoccupazione. Cogliamo dei segnali molto inquietanti, molto preoccupanti. E, insomma, scendere di livello, soprattutto quando si parla di salute, veramente è una questione che ci lascia molto, molto preoccupati. Quindi, insomma, le unità operative complesse che diventano poi dei semplici servizi, insomma, veramente ci preoccupa molto. Abbiamo delle specialità importanti, soprattutto per una risposta immediata, per gli accertamenti immediati che la rete dell'emergenza richiede. Noi non vogliamo che veramente i nostri cittadini, noi tutti, possiamo privarci di un bene così importante come quello del servizio sanitario,
che insomma segue. Poi il nostro ospedale è una conquista, non è che è arrivata ieri dalla notte alla mattina, è una conquista di decenni di lavoro, di impegno, di risorse finanziarie impegnate, di sacrifici di sanitari, di parasanitari, di strutture, di dotazioni, di funzionari che nel tempo si sono spese per questa struttura. Adesso perdere tutto questo mi sembrerebbe veramente assurdo. Dopo l'ordine del giorno chiederà un incontro con Frattura? No, noi manderemo il nostro ordine del giorno, lo manderemo per correttezza ai vertici regionali e ai vertici dell'ASREM. Noi non è che abbiamo come obiettivo Frattura, vogliamo che qualcuno ci ascolti, che insomma, che prima che escono i piani sanitari venga presa coscienza delle nostre preoccupazioni e ci si comporti di conseguenza. Poi magari abbiamo intenzione di promuovere una conferenza dei sindaci del territorio della provincia per discutere di questo argomento, secondo me è molto molto importante, che non possiamo, peraltro era un impegno molto forte, molto preciso che avevamo preso con tutti i nostri concittadini, secondo me sarebbe stato veramente assurdo non mantenere fede a quell'impegno che avevamo preso.